ragazzi, ciao a tutti da Nick, ben arrivati qua su Euro Truck Simulator 2, me trovo in live su Euro Truck per l'appunto. Vi ricordo, ricordo a voi che guardate su YouTube che vado in live tutti i giorni tranne il lunedì, diciamo così dalle 16 circa in poi. Allora, oggi praticamente partiamo da Catania, ci troviamo a Catania e dobbiamo andare in Corsica. Passeremo anche dalla Sardegna, quindi oggi praticamente giriamo tre isole. Va bene? Quindi visuale in prima persona e partiamo. Ricordo quindi a chi guarda su YouTube che mi trovo però in live. Però chi guarda su YouTube deve capire che la live è già passata, perché su YouTube praticamente vedete la registrazione della live. Se mi volete vedere veramente in diretta dovete andare su Twitch. Allora, Nick, che ne pensi di una live su Farming Mega Insilato con gli iscritti? Alemasi, questa è una cosa che farò probabilmente, però ho la mia serie abbonati, non è che vado a fare 3-4 serie di Farming. Nick, come mai non mi funziona la mod posizionamento oggetti? Io questo non lo so. Come faccio a saperlo? Boh! Che ne so, non vedo, non c'ho mica la telepatia, che ne so, va. Beh, neanche quella. Non lo so, insomma, non vedo mica quello che vedi tu, va. Nick, cosa esce oggi? Questa sera, però, non per chi guarda su YouTube, per chi mi scrive su Twitch, stasera esce praticamente Little Big Workshop. Mentre chi guarda su YouTube non lo so. Anzi, a dire la verità, voltare chi guarda su YouTube la sera esce questo, quindi esce Euro Truck. Allora, ciao Lorenzo, ben arrivato. Ciao Digihamin. Ciao anche a Delta Force. Tutto bene, raga. Comunque vi ricordo che sto un po' a registrare, ma vabbè, diciamo che comunque vi parlo lo stesso. Nick, no? Ciao David Juve, ciao Lorenzo, ciao a tutti ragazzi. Allora, e dai, sti semafori, quanto li detesto. Vabbè, poi li becco sempre io, Rossi, mica qualcun altro. Ciao Farmeredo, ben arrivato. No, stasera io non ne faccio live. No. Oh, piano. Abbassa il volante nel gioco. Come abbassa il volante nel gioco? Vuol dire abbassa? Ah, veramente non lo so se... Non so come si fa ad abbassare il volante nel gioco. Non ne ho la più pallida idea, guarda. Comunque, ma che bello sto camion. Ma che bello. Ciao Trebu, ben arrivato. Tutto a posto, Paci, ben arrivato anche a te. Voltare a sinistra. Oh, Nick. Ah, sì, pure tu li becchi tutti rossi nella realtà i semafori. Allora, non sono l'unico. Ciao Ska, ben arrivato. Grazie, Wolf. Trasporto una barca, così come ai vecchi tempi con Poddy, quando credo che lui l'ha ribaltata, se non ricordo male. No, vabbè, ma mi trovo bene così col volante. Cioè, anzi, io mi metto così e via, vedo la strada. Basta, a me basta così. Magari poi vediamo più avanti. Ciao Carmine, buon pomeriggio, ben arrivato in live. Intanto mio padre martella i muri. Prende bello, la prima uscita. Uscire adesso. Quando giochi in multi? Non lo so, ragazzi, mo fatemi finire prima questo viaggio e poi vediamo. Fai lo spericolato. Io sono un vecchietto, mi piace rispettare i limiti della strada. Andare dritto. Il matto lo faccio su Forza Horizon. Andare dritto e poi voltare a destra. Intanto mio padre martella i muri. Voltare a destra. Ciao Nick, scusami del ritardo, sono tornato ora da lavoro. Quale ritardo? Basso, ho appena avviato la live. Che ritardo? Ben arrivato. Allora, andiamo. Non credo, King. Se no, non porto gli altri giochi. L'ho fatto già ieri. Veramente, Matt, su Forza Horizon
Ho registrato prima della live. Mi sono un po' portato avanti, ovviamente, perché me sto a fare il mazzo. Sto cercando di fare due video di nuovo per YouTube più la live. Praticamente mi sono alzato dal letto che ero stanco. Vabbè, comunque, insomma, prima ho registrato Forza Horizon e ho giocato col cambio manuale a sinistra. Mi sono trovato abbastanza bene, devo dire. Ciao Mr. Chroma, ho fatto una gara bellissima, cioè diciamo che non vi voglio fare spoiler, però alla fine mi sono imbestialito e ho fatto una bella gara. Secondo te è meglio il G25? Il G25 non lo fanno più, quindi cioè, se mi stai a dire che lo devi prendere usato, io ce l'ho il G25, mi trovo abbastanza bene. L'unica cosa che non mi piace del G25 è il cambio manuale, è troppo giocattolo, la marcia non entra bene se non sei deciso. Non è come nella macchina reale, che bene o male diciamo che entra. Qua se non sei deciso vai a sbattere. Non mi piace il cambio. Ciao Marco Suzuki, con il TV che usi? Io non uso una TV, io ho i monitor, non uso la TV per giocare. Ciao Febby, ben arrivato. Ciao Granaro, ciao Vittorio. Che gioco è stasera, raga? Non mi va adesso di parlare di questo. Sto registrando per YouTube e poi magari chi guarderà su YouTube penserà che uscirà qualcosa, ma non esce niente, perché chiaramente sarà una registrazione. Quindi ne parliamo dopo. Sto registrando, sì, raga, c'è scritto REC. Non è che l'ho messo tanto perché mi andava. Questi vanno piano, vabbè, so io che vado veloce. Ben arrivato Maurizio, buon pomeriggio a lei. Che ho mangiato quest'oggi? Che cacchio erano? O era pasta, non mi ricordo. O erano spaghetti o tagliatelle, più o meno mangiamo sempre quelli. Si può collegare una console al tuo monitor? Non ci ho mai provato, Marco, non lo so. Non te lo so dire. Non ci ho mai provato. Ciao Pigitra, buon pomeriggio. Cosa sono i sub? El Palma, i sub sono gli abbonati al mio canale. Attualmente io ho 83 abbonati al mio canale. 83 abbonati. Gli abbonati chiaramente hanno dei vantaggi. Gli abbonati non vedono la pubblicità. Gli abbonati possono scrivere in chat tutto il tempo che vogliono, non hanno i 30 secondi di attesa. Gli abbonati hanno le mie emoticon personalizzate. Gli abbonati possono mandare sullo schermo le emoticon, tranne quando registro, come adesso. Ciao Hyper, ben arrivato. Allora, qualcuno dice che il monitor ha l'attacco HDMI, si può collegare alla console. Non proprio. Praticamente le console hanno una protezione contro la copia, cioè per evitare che uno magari copia tramite che ne so, un registratore esterno, una scheda d'acquisizione, no? Perché sapete che le console, per dire, potete metterci tipo il Blu-ray, no? Quindi insomma, diciamo che le console hanno una protezione, e questa protezione cacchiarola questo come frena. E praticamente le console, per quanto ne so, vanno collegate al televisore, perché il televisore c'ha la decodifica, mentre i monitor non ce l'hanno, in teoria. Io so che c'è questa cosa, ecco. Ora non vi sto a dire al 100% che vale per tutti i monitor, perché non lo so, però so che c'è questa cosa, quindi bisogna stare attenti, perché potrebbe andar bene come potrebbe andar male. So che esiste questa protezione, ma non mi ricordo come si chiama, però non mi viene in mente. Ciao Ilianadg. The King, non sto al momento lavorando a nessun gioco. Al momento più che altro sto a preferire. Al momento sto preferendo fare più video per YouTube e magari giochi nuovi. Nel senso da portare, da giocare, non da creare. Uscire a destra.
Vuoi vedere il camion dall'esterno? Questa è la mia a destra. Questa è la mia barca per quando vado al mare, ovviamente. Magari. Ah, sapete cosa mi ricorda tutto ciò? Oh, tutto ciò a me mi ricorda tutto ciò una delle prime missioni di GTA V, quando praticamente c'era il figlio di Michael, che era stato rapito, no? Vi ricordate? Mi ricorda questo, no? Che praticamente con la macchina andavamo dietro al camion. Era fighissimo. E quanto cacchio correva quel camion, eh? E quanto cacchio correva quel camion? Prendere la prima uscita. Ciao Di Martino, ben arrivato. Jimmy. Oh, mi sto dimenticando pure i nomi dei personaggi. Uscire adesso. Jimmy. Andare dritto. Yacht di Minecraft, vabbè. Controllo elettronico della velocità. Quindi se non vado a 40 che mi fanno la multa? Mamma mia, eccolo qua quello che fa la multa. Credo che è lui. Grande Alessio, hai vinto la partita di palla a mano 2-1. Grande. Ciao Prorik. Grande. Ben arrivato, grazie a Piamarti che ospita la mia live. Oltre a ospitarla, raga, se potete, mi farebbe piacere magari se la condividete. Magari, questo probabilmente aiuta molto a me a crescere. Andare dritto. Come città completa? No, in realtà non credo che hanno mai messo una città completa su Euro Truck. Di solito mettono le parti quelle più, diciamo, industriali della città. Diciamo così. Ma Lupetta, raga, non lo so, è un periodo un po' così per lei, quindi ci sono momenti che c'è, momenti che non c'è. Ciao Petrini Nicola, ben arrivato. Il primo video che hai visto nel mio canale era quello dell'aereo gigante. Provincia di Torino. Ah. Buon pomeriggio Damascus, ben arrivato. Chi è Niccuzzo? Niccuzzo è il mio bot di Twitch. È un bot che ho creato io. È il mio bot, creato da me, programmato da me, fa quello che io ho insegnato io praticamente. E praticamente per ora l'unica cosa che io ho insegnato è quella di rispondere a chi chiede a cosa sto giocando. Sì, lo faceva anche l'altro... No, l'altro bot in realtà... Sì, lo faceva l'altro bot. Però il mio bot dà pure il link di Stan Gaming praticamente per poter comprare il gioco scontato. Festoso, queste sono cose sue, cioè lui ha i suoi impegni. Nick, perché non fai un'escursione video? Che cos'è un'escursione video? Che cacchio è l'escursione video? Pronto. Si ricordi che sono in live, a parte la live, registrazione. Vabbè, sono ritornato, salve. Ok. Ma lo stream, boss, non si vede quando registro. Sì, ma io mi sono rotto da andare dietro a sto qua, però. È lento, sì, ma superarlo in curva è una pessima idea, cacchio. Lo tizio è veramente lento. È lento. Dai però, e cammina con sto catorcio! E che c'ho la barca, e va, niente, va, me lo devo sopportare io questo. Dai, cioè, ma che, oh, ma stiamo accompagnando, ma stiamo accompagnando qualcuno a funerale, dico io, al cimitero, che è sta lentezza? Sembra quasi che stiamo dietro a una macchina dei morti, va, stiamo andando pianissimo. Tenersi a destra e poi dai, cammina! Mamma mia, quanto è... Ecco, vedi, e ci becchiamo pure il rosso. Registri una passeggiata in bosco. Con sto freddo, io in bosco. Ma quando mai? Già sento freddo a casa. Mi ci porta a me in escursione fuori a morire di freddo. Già penso proprio. A casa. Ma ne so. Devo andare a congelare. Mettiamo la freccia. Dai, vai dritto, eh. Ti prego, con sto coso, vattene da... Vai. Ah, meno male.
Almeno non ci devo andare dietro. Vabbè che qua voltare effettivamente sinistra, era un po' stretto per lui. A destra. Ieri non avevi caldo? Sì, ma ieri stavo giocando a Forza Horizon e stavo a crepare voltare di caldo. Perché praticamente quando comincio a guidare in modo frenetico col volante comincio veramente a scaldarmi. Ciao Federico, ben arrivato in live. Roblox non mi prende, non è che mi fa impazzire, eh. È carinuccio Roblox, però mi scoccia. Non mi piace moltissimo. È giusto un piccolo passatempo ogni tanto, ma non mi piace. Granché, moltissimo. Allora, Eingabe, dobbiamo andare a Cagliari, senza ombra del dubbio. Allora, Cagliari. Ciao Sciarazze, ben arrivato. Dove vado? Stiamo andando per... Allora, siamo partiti da Catania, ci siamo fatti tutta la Sicilia. Adesso ci troviamo in Sardegna e praticamente dobbiamo farci tutta la Sardegna e poi praticamente finiamo in Corsica. Dobbiamo consegnare in Corsica, non so dove, ma in Corsica. Ciao Salvo 2125, ben arrivati in live. Prepararsi, sì, sono più che pronto a voltare a sinistra. Ma ci passo un po' di qua? Un attimo, voltare a sinistra, c'è il rosso. Guarda che piglio quel paletto, sicuro, più o meno. Ok. Aiaccio, stiamo andando a ghiaccio. Aiaccio, no, aiaccio, no, aiaccio. Però sinceramente aiaccio mi fa venire freddo, guarda, assomiglia troppo al ghiaccio. Aiaccio. Aiaccio tutto, aiaccio. In inverno in particolare. In estate mi piacerebbe. Ciao Daniele 500, va tutto bene Daniele, tutto abbastanza bene. Tenessi a destra, io qua mi tengo, qua. Oggi multi non lo so raga, se ricordate teoricamente oggi è la... e dovrei tecnicamente registrare oggi su Farming, se ricordate. Però a dire la verità non so che cacchio registrare, non ne ho la più pallida idea. Quindi andare dritto. Andiamo dritto. No, la macchinetta del caffè ancora non mi hanno chiamato, non lo so se va bene. È un disastro, sto 2020 ha cominciato un po' malino. Macchinetta del caffè che si rompe, il mio televisore si è rotta la retroilluminazione. E diciamo che se veda a malapena. Cioè, è proprio un disastro, va, un disastro. La prima uscita. Uscire adesso. Ciao Pingo Punk, ben arrivato. Uè, Giampi, buongiorno. Buon pomeriggio Giampi, ben arrivato. Siamo qua. Mazza se fa un po' di freschino. Mica, ma dopo giochi a Farming? Penso di sì. Voltare a destra. E a destra me ne vado. E siamo già a metà gennaio, il tempo vola. Ciao Teo Pez, ben arrivato. Allora diamo gas. Io come sto adesso? Sto bene, boss. Come devo stare? Un po' di freddo, ma sto bene. No, il camion non è mio, è una... È un lavoro dipendente. Perché con i lavori dipendenti si trovano un mucchio di viaggi. Ciao Checco, buon pomeriggio, ben arrivati in live. Oristano, lo passiamo. Ma di che stai a parlare? Faccio ogni mese serie come Netflix. Che c'entra Netflix con me? Io non faccio quello che mi piace, cioè i giochi che mi piacciono, le serie che mi piacciono.
Apri un tubo, compa. Sai, a questo qua lo superiamo. Colleghi! Mazza, che buio, viaggiare di notte. È bello questo camion, il Volvo è molto bello, sì. No, 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 il lavoro dipendente non va al massimo a 90. A 90 al massimo ci vai con i contratti esterni. Difatti sto andando a 95, non sto andando a 90. Potrei andare probabilmente più veloce, ma siccome comunque non mi va di schiantarmi, mo vengo pure superato da una macchina. Giusto in tempo. Ma è che posso andare a 120 qua. Uè, Artai, ben arrivato. Dici, sì, sicuramente è bello guidare un camion dal vivo, però comunque mi mette paura, no? Quando c'è da fare certe manovre, Oh, dai, quando l'ho urtato? Ovviamente, anzi è andata bene. Dai, 400 euro di multa dopo che ho sbattuto con uno yacht. E sì, lo so, ovviamente nella realtà i camion non dovrebbero superarsi. Vabbè, questo è un gioco e sto superando. Difatti, superando il camion io ho sbattuto addosso in qualche modo, perché ovviamente la strada è stretta e sto pure trasportando qualcosa che è un po' larghino. Dopo uso il Mercedes, non lo so cosa famo dopo. Aspettate un attimo, raga. Prima finiamo sto viaggio, poi vediamo che famo dopo. Per intanto un bel viaggetto, etto. Ciao Pietro, buon studio e a presto. Sì, Sca, beh, quello è vero, ovvio. Tassari. Carburante, vabbè, quello non è un problema, me lo danno sempre pieno. Dove sto andando in Corsica di preciso? Mo un attimino perché... Aspetta. Aiaccio Marina. Non ti annoia a giocare? No, un viaggetto, mica ne devo fare 50 di viaggi. Ne faccio uno, due al massimo. Poi cambio gioco, ovviamente. Sì, se mi metto a giocare 3 ore, ovvio che mi annoio. Ma un viaggetto dopo un paio di giorni che non ci giocavo. Buon pomeriggio, Gigavit! Grande Piemarti! Allora, si va dritti per dritti. Immagino, Artai, ma anche in Italia o in generale in Europa penso che fare il camionista può essere pericoloso. Decisamente. Volante con modesta qualità. Io direi Febby il Thrustmaster T150, Thrustmaster T150, oppure il Logitech G29. Però che penso che il Thrustmaster costi un po' di meno. Comunque un ottimo volante pure quello. Ciao Pino, ben arrivato Pino.
Cacchio che curva. Cammina Braco. Una trebbia nuova su farming. Lo vedremo. No. A me sinceramente interessava molto il Thrustmaster T300, però cavolo è salito di prezzo e con e col cambio più di 500 euro. Ma che stiamo scherzando, più di 500 euro? Oh, e Artai, vedremo. Bella caramella, va, l'ultima, poi devo prenderle. Solo il volante sta a 400 euro il T300, è salito di prezzo. Prima stava un bel po' di meno. Ma ho visto che è salito di prezzo e non so perché è salito. Prima costava di meno, ma lo hanno aumentato. Volante più pedaliera 400 euro. Invece col cambio qua più di 500, cioè. Alla rotatoria prende Capir, la pum. Uscita. Quel rollone ben arrivato. Ciao Marco Vale. Bella caramella alla liguriccia. Ehi, un nodo, che te feme? No, no, Febbi, li vego su farming che non mi ha deluso, anzi, bello, eh. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Grande Pirpom! Sì, diciamo uscire che adesso. Sto provando di nuovo a fare i video in 4K per YouTube, perché alla praticamente ho cambiato il software di editing, l'ho cambiato da un bel pezzo, no? Da qualche uscire mese adesso. Non ricordo male, l'ho cambiato a settembre. Da settembre ho iniziato a usare DaVinci Resolve invece di Premiere Pro, che oltretutto voltare è pure gratis sinistra. E ho visto che editare con DaVinci Resolve in 4K non è pesante. Invece su Premiere mi scattava tutto il tempo, non riuscivo a editare. Prendere la seconda uscita. E anche il rendering non è poi così lento. Quindi ho pensato, beh, uscire se si può fare me la recco in 4K. Sì, bus. E insomma. Voltare a destra. Ah, ho sbattuto. In game porto il torre. Quali sono i camion di punta su Eurotrack? Beh, Scania, Volvo, direi Scania, Volvo e boh. Hanno fatto la TV8K, c'è già da un pezzo, non è che una novità, no, proprio novità. Devo salutare Luca, ciao Luca. Un render farm, che è un render farm? Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Dai, ho sbattuto di nuovo. Ma come? Oh, ma siamo già arrivati però. Vabbè. Prepararsi a voltare a destra. Buonasera Kevin. Ah, sì, come no, hard time, mi viene a costare 2000 euro di luce elettrica e di computer voltare non so quanto. E siamo arrivati con la barca. Qui termina il nostro viaggio. E veramente ancora devo parcheggiare. Un parolone. Thank you.
No, più facile del previsto. Fatto! Ben arrivati, compa! Scarica! Fatto, fatto! Ok, completata! Allora, per chi guarda su YouTube, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. In descrizione trovate un link che vi permette di comprare Eurotrack scontato. Vi saluto, ciao alla prossima!